Buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Little Big Workshop. Ci siamo fermati un bel po' di tempo fa e noi continuiamo la nostra avventura. Vediamo dove ci porterà la nostra avventura. Eravamo rimasti che dovevamo affinare dei rapporti un po' più forti con Sveka, cioè quelli dei mobili, e Fitness & Co, esatto, quelli che fa, diciamo, gettini per lo sport e quant'altro. Allora, vediamo un po' dove eravamo rimasti noi. Ci siamo allargati un bel po', vediamo un po' nel mercato cosa ci sono come sfide. C'era tipo la... questa qui, e poi c'è, cioè, questa è quella lì nuova invece, la macchinina. Noi abbiamo fatto già quella rossa. Vediamo di creare il piano per questa, vediamo se ci riusciamo. Già c'è un bel piano, ed è quella rossa, quella che abbiamo fatto l'altra volta. Ah, io eseguirei questa di nuovo, continuiamo questa sfida, dai. Vediamo se riusciamo ad aumentare un po' i rapporti con questo cliente. Nel frattempo io metterei un altro bello scaffale grande qua, che vedo che loro mettono i prodotti a terra. Adesso stanno arrivando parecchi prodotti. Che succede? Ci chiamano. Ah, ho avuto un'idea geniale. Sì, la faremo subito. Ok, appena finiamo di fare queste macchinine. 15 macchine dobbiamo costruire. Ah, siamo in base dei ratti. Oddio. Allora, inizialmente la posizionerei qua, il cannoncino. Vediamo se riusciamo a colpirli. Sono tanti. Ah. Ok, forse qua ci siamo riusciti. Colpito. Dovremmo spostare un po' il cannoncino, mi sa, che siamo tutto dall'altro lato. Ok, io direi di spostarlo qui. Ah, scappato. Porca miseria. Ne rimangono altri due, sono questi due qua. Allora, ok, colpito l'ultimo, fa il giro da fuori. Quindi spostiamolo qui. Sì, passiamo da quest'altro lato, veloce. Fatto. Ah, ok. E anche i ratti li abbiamo disfatti. Oddio. Va bene. Comunque, siamo in netto anticipo con la macchina. Ah, si è rotto il macchinario, non me ne ero accorto. E questo allora a che punto sta? Facciamo riparare anche questo, non sa mai. Ok, consegniamo le nostre macchinine. Eccole qua. Vediamo, vediamo. Ah, la sfida ce l'ha tolta, porca miseria. Abbiamo aspettato troppo tempo. Allora, questo ci dà 17.000, questo 20.000. Creiamo il piano per la bicicletta, ci dà 20.000. Questo 13. Sì, e affiniamo ancora di più i rapporti con questa persona, con Fitness & Co. Allora, questa parte qua già fatta. Il sellino dovremmo fare quest'altro tipo. Che colore? Rosso. Sì. Dobbiamo cucire il tutto qui. Ma abbiamo una sola per il cucito, vabbè. Credo che basti. Allora, questa facciamo, usiamo la pressa, in modo che siamo molto più veloci. Facciamo assemblare qui? Sì, facciamo assemblare qui. Ok. Questo facciamo in questo modo. Dovrebbe andare tutto come sta già, perché l'abbiamo già fatto una volta. Magari utilizziamo lo stampo per le ruote. Abbiamo tre qua. E per giustamente le ruote hanno bisogno della gomma che viene fatta qui. Avanti. Lo riusciamo a creare noi? Magari gli mettiamo una luce? Ci proviamo? Questo in plastica. Gialla. Gialla? O azzurrina? O rossa? Facciamo la rossa, dai. Più
più carina e coccolosa rossa. Ok, come materiali dobbiamo usare quello un po' più forte. Qua plastica rossa, abbiamo detto, materiale un po' più forte per rientrare. Adesso cosa ci serve? Robustezza. Questo ci dà robustezza 5. Ce l'abbiamo fatta. Beh, io finisco di fare tutto e ci vediamo dopo. Devo solo selezionare i macchinari dove, che devono utilizzare. Ok, abbiamo fatto tutto. Eseguiamo il progetto. Mamma mia, quanta roba. Stanno scaricando. Ok, come lavoro stiamo andando abbastanza spediti. Siamo in anticipo. E ci vediamo dopo, quando abbiamo finito di fare il progetto. Nel frattempo che loro finiscono di fare questo lavoro, ho messo come secondo ordine questi robot per fare qualcosina di soldi. Magari se qualcuno sta senza far niente, inizia a fare questi robottini. Droni. Ecco, drone. Sono uscite altre sfide. Sempre con un drone. Un robot cilindro. Guarda questa, il Bob. Penso dovremmo andare su questo e sulla poltrona, perché dobbiamo affinare un po' di più diciamo quello che la relazione con questi clienti qua. Noi abbiamo al massimo, mentre loro siamo a 4, a 3. Poi c'è questo che ancora dobbiamo fare, e questo qui livello 2. Non so come si ci blocca questa relazione con questo cliente qua. Mitzurella. Ah, vabbè, forse costruendo le macchine. Vedi, campioni prodotto. Quindi sta andando su questo e costruendo macchine. Quindi in teoria le macchinine che abbiamo fatto prima, tipo queste. Mamma mia, le biciclette le abbiamo proprio mangiate. Le siamo mangiate a colazione. Abbiamo quasi finito. E infatti le consegniamo. Adesso tutti si concentrano sulla costruzione di questi droni. Ok, abbiamo aumentato il livello con Fitness & Co. E penso di aumentarlo ancora, magari costruendo questo. Creiamo un piano, dai. Tutto in legno. Iniziamo a lavorare in legno o in plastica. Allora, il legno ci dà meno robustezza, però più stile, ecco. Mentre in plastica meno stile, però più robustezza, ma di poco. Ma andiamo di legno allora a questo punto. Tanto possiamo fare il legno più pregiato nero, così che carino. Un taglio dritto che ce lo fanno queste macchinari qua. Ok, è un taglio quello lì verticale che viene fatto da queste altre macchinari qua, tutto qua dentro. Poi continuiamo con il legno, andiamo con la plastica, no, avanti sempre il legno, mettiamo sempre quello nero perché deve essere uguale a quello avanti, sennò non c'è sfizio. Quindi, poi tagli curvi qua e sotto andiamo di ferro, diciamo. Vediamo di farlo un po' più economico se ce la facciamo, poi nel caso cambiamo. Abbiamo tutti i macchinari. Si deve saldare. Abbiamo 4 postazioni di saldatura. Ottimo, direi. E verrà tutto assemblato, visto che lo fanno tutto qua, il legno e quant'altro. Facciamo assemblare qui. Poi il sellino. Il sellino facciamo di plastica, meno quello giallo. Turrino. Vediamo che colore rosso. Rosso, dai, ci sta ad essere rosso, sì, lo facciamo qui. E il manubio, wow, questo era più bello, però non lo possiamo fare. Sempre rosso, per rimanere in tema. Qui, e tutto verrà assemblato sempre qui dentro. 14, esegui. Massima priorità progetto. Vediamo se riusciamo a recuperare. Ci diamo magari una piccola spinta.
Ecco, abbiamo recuperato. Togliamo la spinta, sennò i macchinari si rompono prima. Ottimo, abbiamo fatto anche i bob. Consegniamo. E nel frattempo loro continuano a lavorare per il drone. Vediamo un po' il mercato. Sta calando di prezzo. Ci dobbiamo sbrigare con il drone. Consegniamo tutti i droni, vendiamoli. Ok, vediamo cosa ci sono come sfide. Allora, io direi di iniziare anche un po' con Svechia. Il caro vecchio Svechia. Facciamoci queste poltrone da boss. Ok. Bianca. Facciamola tutta bianca. Poltrone da boss, essere bianca. Ne abbiamo uno solo per il cucito e qua tutto cucito. Mi sa che dobbiamo aumentare anche... Sì, quello per il cucito. Dobbiamo mettere qualcosina in più per il cucito. Sì, assolutamente sì. Allora, aspettate, prima di continuare. Allora, io mi farei un'altra stanza qui solo per il cucito a questo punto. Quindi, diciamo, una bella postazione così grande, tutto cucito così grande. Ma iniziamolo a costruire. Le porte ci sono, magari mettiamo un'altra porta qui all'esterno per un domani. E volendo potremmo costruire anche un muro che divida due stanze così. Sì, magari facciamo più piccola così per il cucito. E qua ci potremo mettere qualche altra cosa che ci servirà successivamente. Qua per esempio una porta all'esterno non, non io l'ho fatta, beh, l'ho fatta laterale. Ma devono fare il giro, fanno il giro di qua, non lo so. Ok, questo ce la fa già spostare. Quindi dovremmo prendere un'altra postazione per il cucito. Ne prenderei ancora un'altra, 3. E giustamente gli dobbiamo mettere il cartellone. Io glielo piazzerei proprio qui, in modo che subito lo vado a prendere. Ok, e gli dobbiamo mettere, diciamo, la zona di stoccaggio. Dovremmo fare questa, che si collega questi tre macchinari. Uno scaffale grande. Allora la facciamo più piccola, un po' più lunga. E poi a fianco gli mettiamo la zona, diciamo, quando loro hanno finito il prodotto lo possono poggiare direttamente qua su. Un po' troppo piccola forse abbia fatto questa stanza. Credo, Ok, ritorniamo al nostro modello per pianificare. E non era questo. Forse è stata tolta? No. Ok, crea piano, dai. Quindi, di nuovo, cucito. Bianco abbiamo detto. La poltrona deve essere bianca. Questo. Con la schiuma qui. Bianco. Sarà cucito tutto quanto qui. Bianco sempre. La poltrona bianca. La poltrona del boss deve essere una poltrona bianca. E dentro giustamente va il legno. Lo facciamo assemblare qui. Ovviamente. E questa è la struttura. Verrà assemblato sempre qui. Ok. Come on.
com'è che manca il caffè? Cioè, è pieno di caffè qua. Non mi fate brutti scherzi. Tu mi chiami sempre nei momenti meno opportuni. Vediamo se riusciamo a farli insieme a questo. Tanto già l'ho fatto il piano. Creiamo piano, va bene. Male che vada, utilizzeremo questo. La prima volta che facciamo due progetti insieme contemporaneamente. Siamo già in ritardo. Allora, diamo un attimo priorità a quest'altro. Vediamo se riusciamo. No, non ce la facciamo. Dovremmo utilizzare la nostra abilità di 10 giorni. No, 24 ore. Però forse ce la facciamo. Vediamo un po'. Abbiamo recuperato. Dai. Beh, magari questo lo utilizzeremo per la poltrona del boss. Se non ce la facciamo. Mamma mia, signori, che recupero. Consegniamoli. Ok, adesso tutti concentrati per la poltrona del boss. Infestazione di muffa. Eccola qua, già l'ho vista una. Prima che mi mettono altre poltrone. Ok, poi ce n'è un'altra qua. Chi è adesso? Ora inizia a darmi sui nervi. Parasol era una delle mie filiali più grandi e sei riuscito a superare anche quella. Preparati a morire, addirittura. Cioè, a chiudere. Sì, chiudere direi che è più appropriato. Bene. Perché questa gelosia? Noi adesso stiamo al 15° posto? E non è ancora finita qui. Dobbiamo continuare a salire. Ok, anche qui la muffa è stata tolta. No, proprio qui, nella zona che abbiamo fatto piccolina. Vabbè, ma ci sta, ci sta. Ok. Ah, però dobbiamo pure abbellire questa zona, Ci dimentichiamo. Ottimo, finito. E consegniamo anche la poltrona da boss. Nel frattempo che loro consegnano, vediamo un po' come decorazioni. Io metterei un bel tavolino a questo punto. Io metterei qua centrale. Umore 18, già. Pam. Questo qui non c'è nulla. Poi vedremo cosa mettergli qua. Mica abbiamo dei macchinari più che non abbiamo mai messo. No. Postazione da saldatura. No, ce l'abbiamo. Perché qua è come se dice che non ne abbiamo postazione da saldatura? Scusi, queste che sono? Queste non sono postazioni da saldatura, scusami. Ah, per il metallo. Queste qui sono molto più veloci se dobbiamo saldare invece di fare il metallo qui. Io abbiamo messo postazione di metallo, ma noi alla fine postazione di metallo non è che ci interessa tanto, perché abbiamo tutti i macchinari per fare queste cose qui. Noi dobbiamo mettere postazioni da saldatura proprio per saldare. Sono molto più veloci. Porcaccia la miseria, non mi avete detto nulla. E io sai che faccio? Me ne metto un paio qui.
con un bel cartellone se lo posso girare qui dentro, così non dà fastidio a nessuno. Le ordino, così siamo al sicuro. E questo qui lo collego anche a questi macchinari qua. Ok, vediamo se c'è qualche altra sfida. Vedo questa bicicletta un poco più particolare, più carino questa. In un nuovo set di mountain bike per la stagione in corso. Quest'anno faremo soldi a palate. Se potessi produrne e consegnarne 14, te ne saremmo infinitamente grati. Creiamo il piano per queste super mountain bike. Mamma mia, che casino però. Va bene, io mi diverto a fare tutto questo casino. Ci vediamo dopo.